Longines Global Champions Tour, una tra le più importanti competizioni di equitazione al mondo, sbarca a Roma. Dal 6 al 9 settembre, infatti, allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, amazzoni e cavalieri di livello internazionale si sfideranno nella disciplina del salto a ostacoli. Palazzo Naia, di gioiello capitolino del nuovo e raffinato brand dell'ospitalità The Dedica Anthology, ha inteso celebrare questa manifestazione sportiva, dedicando una mostra d'arte al protagonista indiscusso del concorso ippico, il cavallo. Dal 6 settembre all'8 ottobre la lobby del celebre Luxury Hotel di Piazza della Repubblica, con la collaborazione delle Dame Art Gallery, ospiterà le opere dell'artista polacca Gabriela Erma in una mostra intitolata Polo Game. Con Gabriela abbiamo studiato a tavolino una dedica che Palazzo Naia, insieme appunto alla nostra artista Gabriela, vogliamo fare alla quarta edizione del Longines Global Championship che si terrà qui a Roma da domani, dal 6 fino al 9, una gara internazionale molto famosa di salto ad ostacoli. Gabriela ha fatto degli scatti a dei cavalli e sulla base della foto ha poi arricchito con pietre preziose, Swarovski, con polvere di diamante, per renderle appunto molto, molto, molto interessanti e uniche nel loro genere. Quindi la nostra dedica da Palazzo Naia e da Gabriela al Longines Global Championship. Direttore, l'incanto di Palazzo Naia di By Night, reso ancora più suggestivo dalla ritrovata illuminazione della Fontana delle Naiadi, che dà appunto il nome a questa splendida struttura e che domina Piazza della Repubblica. Fontana delle Naiadi è stata riaccesa, sì, la settimana scorsa, con nostro grande interesse e stupore, perché personalmente non l'avevo mai vista accesa da quando sono qui a Roma, per cui è regalare di nuovo alla popolazione romana e ai turisti un pezzo d'arte che comunque risale alla fine del 1800, i primi del 1900. Questa fontana darà spunto poi ad altre attività di rinnovamento a livello di luce pubblica che scoprirete più avanti. Lei è solita trasformare le sue foto in vere e proprie opere d'arte usando materiali particolari, protagonista alla luce. Come nasce questa sua passione? Questa mia passione nasce io sono sempre stata appassionata dalla fotografia e poi dalla luce, e ho voluto mostrare a tutti quanti come vedo io le cose che riflettono la luce. E quindi ho cercato il materiale più adatto a me, che è la resina, e quindi scatto le fotografie, le stampo sul metallo e poi lavoro con la resina e tutti gli elementi che riflettono la luce, che siano cristalli di Swarovski o la polvere di diamante, qualunque cosa che mi permette di dimostrare la luce che vedo nelle cose. Oggi qui a Palazzo Naia di una mostra dedicata al cavallo in occasione del Global Champion Tour che si tiene allo Stadio dei Marmi, al Foro Italico, e grande protagonista, quindi un animale straordinario come il cavallo. Diciamo che seguendo questo progetto fantastico con Palazzo Naia di The Dedic Anthology, abbiamo voluto proseguire la mostra cercando di omaggiare anche la città e gli eventi che accadono in città, quindi esattamente la settimana del Longines Global Champion Tour, e quindi abbiamo chiesto a Gabriela di ispirarsi al mondo dell'equitazione, dello sport, e lei era a Londra quando l'abbiamo contattata. In quel momento c'erano i campionati a Londra del polo, e quindi è andata a rubare qualche scatto durante le partite di polo, e poi con il suo talento incredibile ovviamente ha reinterpretato lo sport e la fotografia, e rendendo ogni foto poi di fatto un quadro, un'opera unica, originale. Tu hai dedicato anche un'altra opera, un altro animale, la libellula, nel 2015. Sì, la libellula è stata la mia ispirazione, perché quando l'ho incontrato in Spagna
si è lasciata fotografare da tutte le angolazioni, non si è mai spostata, ha permesso di avvicinarsi molto e io dentro di me ho detto: chi è questa libellula? Chi è venuto da me? E così è iniziato tutto quanto con la libellula. Gabriela Erma, una straordinaria artista, un modo innovativo di interpretare la fotografia e l'arte. Sì, e devo dire, sono rimasto stupito anch'io di questo. Ho visto entrando delle belle immagini, delle belle foto, che hanno degli interventi molto forti che invece appaiono molto leggeri. Devo dire, diventa pittura con una grande facilità e devo aggiungere con grande qualità. Questo mi ha stupito, mi ha colpito e continua a colpirmi. Ogni opera è diversa, l'intervento è sempre intenso e, insomma, una bella mostra. Sì, diciamo, noi siamo molto contenti di ospitare questa mostra, che diciamo è molto interessante sia sotto il profilo, diciamo, della documentazione, diciamo, di uno sport che è uno sport meraviglioso, che è appunto lo sport del golf a cavallo, con il cavallo, ma anche perché, diciamo, presentiamo un linguaggio fotografico di collage che secondo me è un linguaggio di grande contemporaneità e di grande, diciamo, effetto sotto il profilo, diciamo, estetico. Sono state usate delle tecniche meravigliose, la stampa sull'alluminio, delle resine naturali, e ogni opera ha una sua, diciamo, specifica qualità espressiva, come potete vedere. Tra l'altro vi dico, non so se è stato già detto, queste opere al buio si illuminano e ogni opera ha una lettera. Sono state usate delle particolari vernici fluorescenti e per cui queste opere al buio perdono ovviamente l'immagine fotografica, ma lasciano affiorare una parola, una lettera, scusatemi, e l'insieme delle 8 opere formano il titolo di questa mostra. L'arte ripropone continuamente temi, tematiche, linguaggi. Noi stiamo cercando linguaggi specifici, linguaggi nuovi, linguaggi che vanno in qualche modo a combinare ambiti disciplinari, linguistici diversi e che in qualche modo portano a delle soluzioni artistiche innovative. Londra è un mercato di forte competizione artistica, perché a Londra arrivano artisti da tutto il mondo e questa è una gran bellissima sfida, e noi siamo contenti poi di poter in qualche modo portare anche su Roma, diciamo, questa esperienza e questo lavoro di ricerca e di innovazione che facciamo nella capitale, diciamo, inglese. Io sono un grande amante dell'arte, quindi non potevo mancare stasera. E guarda, io adoro il cavallo, cioè il cavallo secondo me è proprio l'animale elegante per antonomasia, è proprio uno di quegli animali con cui puoi creare un rapporto diretto ed è impressionante. Io vado a cavallo, mi piace andare a cavallo e quindi l'idea che, insomma, si celebri anche questo animale è proprio bello, e poi, insomma, le opere sono davvero molto interessanti. Avvocato, il cavallo, questo straordinario animale che da sempre, dai primordi della civiltà, è a fianco dell'essere umano, oggi celebrato in questa mostra a Palazzo Nair. Ma si sta togliendo le piede dalle scarpe o dagli zoccoli, perché è stato sempre maltrattato, utilizzato solo per lavoro, per la guerra, insomma, la sua nobiltate non è stata mai apprezzata veramente, e almeno in questa maniera questi quadri gli rendono di nuovo il suo status di simbolo della nobiltà, della signorilità, della classe e anche della forza quale i cavalli sono in grado di esprimere nelle loro più varie manifestazioni. E veramente, insomma, è dato una simpaticissima, innovativa e da valutare nuova presentazione di questo destriero, che noi lo immaginiamo sempre come destriero, ma è come cavallo da soma. Veramente una cosa simpaticissima, che poi è praticamente, quando sta dimostrando questo splendido albergo, il Naiadi, di ricerca proprio della cultura sotto ogni forma, quindi parteciparci è sempre bello, perché poi la cultura è sempre, come l'arte, alla base della nostra vita.